Questo ero quel giorno in cui cominciai a dipingere quel quadro. Ricordo fossi seduta di fronte a una finestra chiusa. La finestra era chiusa da un vetro. Il vetro era diventato il regno dei ragni. Ho sempre amato le ragnatele e i ragni. Mi pare che conferiscano dignità anche il paesaggio naturale, che quel venerdì era fatto di campi, cieli, alberi e uccelli. Mi sono sempre concessa il privilegio di sbagliare. Credo che tutto quello che ho fatto sia nato da un errore nel senso di perdita delle piccole intenzioni e del punto di partenza. Le intenzioni, poi i progetti e le volontà mi hanno spesso tradita, ho perso la strada maestra e cambiato il punto di arrivo, con la sorpresa che dove mi trovavo era più interessante di dove sarei voluta io stessa andare. Quel giorno in cui ero seduta di fronte alla finestra chiusa, osservando le tele dei ragni, era un giorno speciale e ordinario, come tutti i giorni prima lo erano stati. Ero come sempre confusa tra la musica che suonava l'aria e l'aria distorta che risuonava in me. Il fumo incessante delle sigarette offuscava il vetro, che era già offuscato a sua volta dalle ragnatele dei ragni, e pareva proiettarmi, incorniciandone un'icona, in mezzo alle nuvole, evaporate pur presente. Che cos'è l'arte? Non lo so in realtà cosa sia, credo che abbia a che fare con una pratica del pensiero, della mano, dello sguardo e dell'occhio, quindi è un modo di essere e di stare sulle cose, però anche, cioè, c'è anche poi una sorta di legittimizzarsi nel vivere di queste cose, di queste immagini che il pensiero produce rispetto alla vita. E quindi l'arte è tu, cioè tutta è la vita e la vita è l'arte. Quale tipo di necessità, urgenza ritrova nel suo lavoro? La necessità e l'urgenza in realtà è quella che mi do io. Sicuramente, cioè, l'opera di un artista crea una sorta di onda di risonanza con chi la guarda, in questo senso è in grado di intaccare gli animi, cioè i soggetti si fondono, cioè io tramite l'opera il mio sguardo si fonde con lo sguardo di chi guarda e non lo so se questa è un'urgenza per il mondo oppure no. Come mi sono avvicinata al mondo dell'arte? Allora, non, cioè, non riesco ora a ricordare nella mia mente il giorno, cioè il momento in cui ho deciso di far diventare dell'arte la mia vita, però diciamo che ho sempre avuto, da quando avevo 15 anni, non so perché, ma mi sono impossessata di uno studio. E da allora ho sempre avuto uno studio. Poi in realtà è stato l'unica dei travestimenti, cioè diciamo che da ragazza mi sono immaginata in tanti modi diversi e poi tutte le cose si sono smontate e questa forse è l'unica cosa che è rimasta costante. Ho sempre fatto questo. Penso sia, cioè, magari tutti da bambini poi abbiamo sempre disegnato, cioè questa è una cosa che fa parte un po' del bisogno di creatività dell'essere umano da quando è piccolo. Quindi è stato proprio con la decisione di avere uno studio.